Cultura, enogastronomia sono tutti gli ingredienti con cui la Regione Puglia si prepara ad allargare maggiormente la propria offerta turistica e che finora si sono rivelati vincenti. Proprio di questo si è parlato durante l'ultima giornata del TTG di Rimini, la più grande fiera dedicata al comparto turistico in Italia. La Regione Puglia ha puntato sulla diversificazione e sui grandi risultati ottenuti ad esempio attraverso i cammini che hanno permesso nel tempo di scoprire anche le aree più interne della Regione. Un momento per fare il punto, ma anche per guardare alle sfide del futuro. Punteremo sicuramente sul prodotto enogastronomico, sul prodotto wedding e mais, sullo sport, natura e benessere, che includerà i cammini e il bike prevalentemente. Ora manca a suo avviso al settore per riuscire a liberare tutto questo potenziale? Dobbiamo forse semplicemente mettere un po' più a sistema le cose che stiamo realizzando e che continueremo a realizzare, però già quest'anno abbiamo fatto tanti passi in avanti. La Puglia ormai dal piano strategico del turismo del 2016 sta inseguendo l'obiettivo della diversificazione turistica e della destagionalizzazione. In questo senso i cammini sono uno strumento, un prodotto utile in tal senso. Abbiamo costituito un atlante dei cammini con prodotti ormai che sono conosciuti a livello nazionale e internazionale, con normalmente una crescita di questo prodotto pari sempre al 20% annuo, quindi una percentuale ovviamente importante. Stiamo lavorando all'infrastrutturazione di questi cammini e l'aumento della qualità ovviamente della rete dei servizi.